Molte famiglie con bambini che frequentano la scuola hanno a che fare con il problema della pedicolosi del capo. Pedicolosi causa un prurito intenso, ma in realtà non provoca nessun problema per la salute dei bambini. Infatti, il pidocchio non trasmette alcuna malattia. Il pidocchio è un insettino molto piccolo che vive a contatto con la pelle, con il cuoio capelluto. Fuori dal cuoio capelluto vive al massimo 48 ore. Deposita delle uova, 4, 5, 6 al giorno, molto piccole, sembrano forfora, vengono chiamate lendini, sono biancastre e sono attaccate al cuoio capelluto. Man mano che cresce il capello, ovviamente si spostano e quindi se si trovano delle lendini a distanza superiore di un centimetro, ovviamente quella lendine è morta. I pidocchi non saltano e non volano, quindi il contagio avviene semplicemente per contatto delle teste. Non hanno preferenze di capelli puliti o capelli sporchi e non sono presenti nel pelo degli animali domestici. Inoltre, occorre dire che a scopo preventivo i farmaci non esistono, non servono assolutamente a niente. Occorre guardare la testa del bambino anche ogni settimana e cercare di guardare ovviamente se si vede che si gratta la testa in maniera importante. Che cosa fare in caso di ritrovamento di un pidocchio e delle lendini? Occorre fare il trattamento, prima di tutto. Il trattamento consiste nel posizionare nella testa il farmaco specifico, le cui modalità sono spiegate per ciascun farmaco nel foglietto illustrativo o spiegate dal farmacista, e successivamente devono essere tolte una ad una le lendini, facendosi aiutare magari da un pettinino a denti sottili. Ultimo punto, non meno importante, è quello di comunicare tutto questo alla scuola, perché il bambino vive in una comunità, è a contatto con altri bambini e quindi la trasmissione attraverso appunto il contatto delle teste può avvenire. È importante quindi dirlo alla scuola in modo che venga comunicato alle altre famiglie. Il bambino, dopo aver fatto il trattamento corretto, può rientrare a scuola il giorno successivo.